Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di patate e spinaci filanti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate lesse, spinaci lessi, uova, parmigiano, pecorino, provola tagliata a cubetti, pangrattato aromatizzato, sale e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e lo facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere gli spinaci e li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le patate. Azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Questo è il risultato. Aggiungiamo adesso il parmigiano e il pecorino tritati in precedenza, le uova, il pangrattato aromatizzato, la noce moscata e il sale. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in una ciotola e lasciamo riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il composto dal frigo, adesso formeremo le nostre polpette. Prendiamo una parte di impasto. Mettiamo due pezzetti di provola. Chiudiamo. Lo passiamo nel pangrattato. Continuiamo così per tutto il resto del composto. Cuocere in una padella antiaderente con abbondante olio oppure in forno a 200 gradi per 12 minuti con irrorati con un filo d'olio. Polpette di patate e spinaci filanti. Grazie e alla prossima ricetta!